Crotone Roma alla quinta giornata di Serie A disputata all'Olimpico. Il Crotone perde 4-0, ma vincono i tifosi della curva, partiti da Crotone per applaudire e tifare la propria squadra. Vabbè, il risultato 4-0 non è che è tanto pesante, però noi il Crotone abbiamo avuto 4 palle gol sull'1-0, il rigore, il palo, quel tiro di Capezzi pure all'ultimo. Era una partita già scontata. I tifosi del Crotone sono stati meravigliosi. Comunque che sono partiti questi qua, che il Crotone non è che deve prendere punti con la Roma, noi le dobbiamo questi qua prendere punti con le squadre di bassa classifica. E però speriamo che giochiamo in casa, perché il fattore campo, specialmente con le squadre queste qua dette piccole, il Crotone deve prendere i punti, se no la vedo molto ma molto dura. Comunque non fa niente, come va a finire finisce sempre. È già una vittoria essere stati all'Olimpico. Sì, già una vittoria essere all'Olimpico, giocare con la Juventus, con l'Inter, con la Fiorentina e con tutte le altre squadre. Comunque io dico, questo è un avvenimento a Crotone che non ci pensava nessuno, sicuramente nemmeno se lo sognava che il Crotone in Serie A. Comunque va bene così lo stesso, forza Crotone. Parlando un attimo della Roma, in questa squadra vi è Florenzi, che è passato da una squadra come Crotone e tanti altri. Alessandro Florenzi si è formato a Crotone, che ha fatto un grande campionato di Serie B, e noi siamo contenti che Florenzi gioca con la Roma e gioca pure con la Nazionale. Io tifo anche Florenzi e diciamo pure Roma, perché c'è Florenzi. Parliamo della difesa e dell'attacco del Crotone. Vabbè, la difesa è perché noi stiamo pagando il campionato di Serie A, perché questi sono tutti ragazzi che lo dobbiamo ringraziare fino alla fine, perché sono giocatori di Serie B, però sono molto bravi e dobbiamo ringraziarli. Poi quello che viene viene, noi oramai è questo il nostro campionato, un campionato di una squadra simpatica sicuramente il Crotone farà. Sesta giornata di campionato Serie A, un posticipo, invece di domenica si gioca lunedì contro l'Atalanta di mister Gasperini, anche lui passato dal Crotone nell'anno di Ivan Juric. Sì, anche lui è stato col Crotone in Serie C, ci ha portati in Serie B. Comunque adesso noi non dobbiamo guardare niente questo qua, a Gasperini, a Juric e a nessun altro. Cercheremo almeno di vincere lunedì, perché ragazzi, se lo so, ce la mettono tutti, ma se vinciamo lunedì incominciamo a lasciare l'ultimo posto almeno, e guardiamo più avanti un po' più fiduciosi. E per finire, come si dice? Sempre, sempre forza Crotone.